Si avvicinano le elezioni comunali, inizia a parlarsi di candidati, ognuno propone la sua candidatura e la sua idea. Abbiamo chiesto un po' ai cittadini vastesi che consigli darebbero a un futuro nuovo sindaco e se hanno già degli orientamenti per la loro scelta che verrà fatta alle urne. A parte il fatto che non conosco nemmeno i candidati, mi auguro solo che la persona candidata ami Vasto e non la disdegni e non la disprezzi come è successo fino ad ora. No, comunque non cambierò, voterò per chi ho sempre votato. Ah. Ci sono nella destra o nella sinistra elementi validi, pure se sono di un partito magari diverso, cioè, gli do il voto. Che consigli darebbe a un futuro sindaco? Futuro sindaco non è una cosa facile perché con tutte le cose che succedono... Certo, deve poter amministrare bene, evitare gli sprechi soprattutto e stare dietro a quelli che non fanno niente. Per questo momento non si può sapere niente. Chi vorrebbe lei come sindaco? Che tipo di figura, senza fare nomi anche? Non saprei a dirti perché noi mo si cantano e siamo conosciuti. Non te posso dire quanto. E quindi è tutto uguale. Se ci va Antonio, se ci va Francesco, se ci va Nicola, eccetera, per me è tutto uguale. Si capite? Sì, lo posto del sindaco è lo stupendo e basta. Un consiglio sull'amministrazione, su come deve amministrare. Beh, non lo so, ci sono tante cose adesso subito, non lo so, tante cose. Per esempio, io quello che butterei giù è quello che ogni volta che vedo lì al palazzo, lì dietro il comune, quel rudere che sembra che ci sia stato il terremoto qua a Vasto, invece rimane là, è uno scempio quello lì, io lo butterei giù, ci farei, insomma, si valorizzerebbe anche la chiesa di San della Madonna del Carmine. Ma non so neanche che si presenta. Sicuramente uno di Vasto, sicuramente. Poi qualcosa in particolare che potrebbe mettere nel suo programma, non so, qualche consiglio che vorresti dare? Cose migliori per la città, e più il centro, che ci siano più cose, perché si sta spegnendo il centro, ormai niente, non c'è più nulla. Per i giovani, l'università, un po' di tutto, okay. Mancano tante cose. Noi no, perlomeno io no, non ho pensato a niente, però abbiamo dei problemi in quanto io ho un'attività e ho dei problemi per quanto riguarda la passeggiata che hanno fatto, hanno chiuso il centro storico anche su Piazza Barbarotta, almeno si poteva circolare per quanto riguarda via Barbarotta, Piazza del Popolo, e si poteva scendere sotto via Trevi. Invece quella zona è stata limitata solamente per i residenti e per quanto riguarda quelli che hanno le attività, che hanno il permesso. Però diciamo, se arriva un signore con un carrozzino, un passeggino, un disabile o quant'altro, nessuno può accedere al centro storico. Ma non perché deve accedere a Piazza Lucio Valerio Putente, ma deve accedere almeno a Piazza del Popolo. Invece Piazza Barbacane è stata limitata come traffico limitato, cioè solo pedonale. Per cui noi che siamo commercianti siamo stati molto penalizzati, per cui abbiamo una riduzione di lavoro quasi all'80%, e questo vuol dire tanto per noi. Uno non deve pagare le tasse, non deve mangiare, non deve fare niente, solo l'estate si lavora a Vasto, ma non è mica giusto, l'inverno si lavora, si pagano le bollette, si paga tutto, si mangia, si beve, uno che ha tre figli che deve fare? Noi lavoriamo solo con l'attività, non è che abbiamo altre entrate, voglio dire. In sostanza, Maria, un futuro candidato sindaco, voi che consigli dareste, che cosa chiedete? Guarda, non me lo chiede perché io, mia sorella ha un'attività, quindi ha dei problemi proprio effettivi, seri. Io come cittadina vastese vorrei che perlomeno si facesse qualcosa per il centro storico, perché io sono una signora che praticamente usa passeggiare a Vasto, cioè l'uso che si faceva una volta del passeggio dello struscio famoso, e non c'è più, e mi manca proprio questo, che è un bellissimo salotto a Vasto che abbiamo, però vediamo questi negozi proprio vuoti, queste cioè che ne so, degli eventi oppure delle però ecco,
Vorrei che un nuovo candidato avesse queste attenzioni un po' più al centro, insomma, per il centro. Poi sicuramente ci sono tanti altri problemi, non siamo qui a dire. Guardi, non sono solo di passaggio. Un consiglio a un futuro sindaco di Vasto? Che sia una persona giovane, che sia vicino alla gente, più che altro che ascolti un po' le esigenze del paese, di tutte le persone. Tanti auguri al futuro sindaco. Grazie.